Ciao ragazzi, ben ritrovati, siamo su Amnesia Melix Game. Selezioniamo la nostra partita, dove ci eravamo lasciati, vi ricordate? Ci eravamo lasciati in mezzo ai piranha e dovevamo raggiungere quella porta maledetta, evitando appunto che i piranha ci sconquassino le caviglie, ci sgagnino le caviglie. Come vedete io sono imbottita, sembro l'omino Michelin nero, ma ho un freddo porco. Dunque, esattamente, ci eravamo lasciati qui. Daniel è sulle cassette, perché solo in questo modo si può salvare da sti piranha affamatissimi. Diamo da mangiare ai bambolotti qua, poi corriamo forte fortemente qui, questa la buttiamo lì. Dove sono i pesciolini? Pesciolini? Non ci stanno più, sono morti nel frattempo, ma magari. Allora dobbiamo correre alla veloce, Daniel. Non come il tuo solito. Dove stanno sti pesci oggi? Sono morti. Sono morti di fame. Allora, vediamo di spedirceli un attimino. Perché qui abbiamo questa manovella che se deve girare. Giriamo, 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 giriamo alla veloce, in modo di passare, correre, puttana maiala, puttana, e cercare di salvarci il culo. Eccoli, sono di nuovo qua, sti bastardi malefici, non c'è nemmeno la pappa da dargli. La porta in che condizioni sarà? È bloccata. Perché è bloccata? Che due palle, come iniziare bene. Maleficent, cos'è questa cosetta che mi piace? Cos'è? Ago cavo. Vediamo Daniel come sta. Va tutto bene. Strano, eh? E ha un leggerissimo mal di testa. Bene, abbiamo un ago chirurgico. E a noi? E a noi, direte voi, che ce frega dell'ago chirurgico? Lo so, state calmi e lo scopriremo. Forse. Forse, forse. Saltellando qui e là, porca troia, e andiamo a vedere lì se c'è qualcosa di utile. Niente, mi sa, però sento dei rumori che davvero non mi piacciono gran cosa. Porca Eva, no 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 no, non mi piace, no, salta. Allora, vediamo se col lago... Stardi malefici. Riusciamo ad aprirlo, ma dubito che con un ago chirurgico riusciremo ad aprire la porta. Oh, secondo voi? Sì. Cioè, ce l'abbiamo fatta. Non ci credo. Gioia. Gioia. Siamo passati in mezzo ai piranha. No, ma ancora acqua. No. Apriti. Apriti, Cesare. Porca vacca. Non mi piace quando c'è l'acqua. Mi
mi segue qualcuno, ragazzi, mi seguono, non me... mi seguono, cazzo, Daniel, muove il culo, muoviti, imbecille, corri, blocca il cammino, corri, blocca il cammino, corri. Faccio io. Dai. Vacca, 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 porca! Non so più se sto tornando indietro. Dai, Daniel, porca miseria, salta, salta, salta! Che ansia. Non ho capito che dobbiamo fare. Allora, fin qua ci siamo. Ok. Apriamo sta cappero di porta che non si apre. Proviamo ad andare di là stavolta. Sempre qua ci troviamo. Piace mica. Dai, cazzone, apriti. Corri. Corri, Daniel. Ma perché? A capo. Punta capo. Mi ricordo manco la strada io ora. Eravamo andati a sinistra. Ci eravamo trovati piuttosto bene. Cazzo, apriti, ma apriti. E da qua comincia. È il movimento sensual. A destra, che forse non è di qua che proprio dobbiamo andare, ma spostato. Comincia la festa, è qui la festa, è qui la festa. Fanculo. Ci sono arrivata, ragazzi. Ora dove ci troveremo? Sempre più difficile, una grande scalinata. Salve. Non vorrei essere inopportuno. Ok. E le gambe. E... molto bello questo posto, però eviterei le porte. Direi di guardarci un pochino attorno
stanza degli ospiti. Rimise la tazza di tè sul piattino e prese la sfera come se fosse stata una mela e meditò sugli strani accadimenti. Molto strani, è piranha, e le cose che ci vengono addosso e dobbiamo correre. È un'avventura non semplice. Anche perché capisco un po' poco. Oh. Il mio diario è sparito. Cosa vorranno dal mio diario? Scarafoni abbastanza brutti. Allora, vediamo un attimo. Scusa se ti ho rotto. Vediamo se c'è qualcosa in questi cassetti. Direi di no. Chiuditi, sesamo. Manco si chiude più. No. Sta un cacchio in questi cassetti. Brutte bestie. Qui non c'è nulla, ma qui c'è una lettera. 2 giugno 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ho capito. Siamo preoccupati. Ta-da! È tanto che non facciamo un bel lancio. Sting! Dunque, qui non c'è nulla di interessante. Ma non si sa mai. Vedete? Laudano. Spostatevi per piacere, va? Tutto scassiamo, come sempre. Dai! Che devo passare? Allora, noi siamo arrivati da là. Qui c'è un meraviglioso caminetto dei libri, come sempre. Un bel letto a baldacchino o baldracchino, come volete voi. E qui abbiamo un acciarino. Qui abbiamo un piede di porco, che non manca mai nei giochi, il piede di porco. Qui dei sassi. Là una letteruccia. Andiamo a vedere subito nella letterina cosa c'è scritto. 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged. Che poi è il diario di Daniel, queste sono pagine del diario di Daniel. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the mind. His account confuses me greatly. If he has the orb... Dunque, ragazzi, da quanto ho capito io... Non vorrei sbagliarmi, ma deve esserci
un qualcosa di sotterraneo. Ho scoperchiato il letto. Daniel? What? Still having nightmares, I see. Sì. Yes. I can't shake them. They come every night. Ogni notte we'll arrivano incubi. You'll see. Stiamo parlando con lo psichiatra? Non lo so. Allora, alziamoci da terra perché eravamo inginocchiati. Però stando inginocchiati, no, niente, non succedeva nulla. Abbiamo parlato con lo psichiatra. Qui non ci sta nulla, qui ci sta una camicia, sempre con la doppia M, perché è di flanella. Chiudiamo e vediamo nell'ultimo cassettino se c'è qualcosa di utile, un cappero c'è di utile. Mettiamo un vaso qua, guarda come sta bene qui. E qui troviamo una scopa, tanto per cambiare. Delle altre camicie. Mi piace a me chiudermi negli armadi. Non è che ci sia un passaggio segreto. Non è che sia una leva questa, no? Così, a casoni dico. Allora, qui c'era un quadro una volta e ora non c'è più nulla. Com'è? Abiti buttati così a cazzo di Buddha. Ma qui sotto a me non la raccontano giusta. Vorrei saltare sul letto, così tanto per giocare un poco. Possiamo saltare sul letto? Peccato. Avrei tanto voluto farlo. Sotto i cuscini, niente. Ragazzi, qua... qua nulla. Nulla c'è. Questa robazza che è? Una scatola rotta. Perché noi dobbiamo buttare a terra tutto? Aspettate che guardiamo qua sotto. Non me la si racconta giusta questa cosa qui. Da dove siamo arrivati, raga? Da qui. Questa bella statuetta di questo conigliuolo la buttiamo lì. Questa statua deve stare lì. Ah, la serratura è rotta. Non avevo alcun dubbio che la serratura fosse rotta. Abbiamo raccolto olio. Abbiamo buttato un libro. Vi interessa, no? Dunque, lì la serratura, abbiamo detto, è rotta. Accendiamo la candela per dire buonasera. Non è che quei pezzi sul tavolo là servano ad aggiustare la serratura? Che ci dice?
è inceppata a causa di una serratura rotta. Va bene. Va bene, Daniel, la serratura è rotta. Però noi non avevamo niente proprio. Neanche queste cose qua. Ma secondo te? Tutta la rabbia. Starto. Abbiamo il piede di porco. Già, scusate, ma le cose più semplici. Aspetta che lo prendo. So genio. La chiave. Stiamo cercando una chiave. Quanti abiti che ha questo tizio? Allora, leggiamo. 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic, the ancient stone relic, now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape. Altra camicia. Spostati! Spostati. Cazzo è? Nasconditi, cazzo, nasconditi. Vai nell'armadio, chiudi. Vedi che qualcosa serviva a nascondersi nell'armadio? Porca di quella vacca, chiuditi. Eccoci. Ci siamo nascosti. Oddio, cos'è? Ho paura a aprire. Sei uscito? Sei uscito? Posso uscire? Chi era? Cioè, è entrato per chiudere i cassetti, quello? No, è entrato per rubare la lettera. Quindi? Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Sala? Della sala macchine. Bene, ragazzi, abbiamo una chiave della sala macchine, che non ho idea di dove Capperino si trovi, questa sala macchine. Ma guardavo se si poteva muovere anche questo quadro. Questo no, quei due manco a parlarne. Perfetto. Potremmo anche, io direi, terminare la puntata qui, vicino a questo meraviglioso coniglietto che mi piace tanto. Spero che non sia imbalsamato, perché abbiamo raggiunto un buon livello, direi, qui mentre passano scarafoni a random, così.
E vedremo nel prossimo episodio Daniel che cercherà questa porta che porta alla sala macchine. Per ora è tutto, Melix Game su Amnesia. Ciao!